Messo da parte il progetto delle targhe alterne a Pescara da domenica prossima, torneranno invece le domeniche ecologiche, l'annuncio questa mattina nel corso di una conferenza stampa da parte del vice sindaco del capoluogo adriatico Enzo del Vecchio. La mattina di domenica dalle 9 alle 12.30. Il pomeriggio dalle 15 alle 18 eh, l'area interessata è la stessa identica che abbiamo attuato quando abbiamo limitato il traffico ad alcune categorie dei veicoli. Quindi parte dallo stadio, eh, segue via Le Marconi, corso Vittorio Emanuele, via eh, Silvio Pellico, via Leopoldo Muzzi. Quel rettangolo. Che ha poi alle spalle il mare, è completamente inibito diciamo così, al traffico nella giornata di domenica. Una grande giornata ecologica, domenica ecologica, con un recupero sia della qualità dell'aria, ma credo anche della vita dei cittadini. I parcheggi di contorno di quest'area sono ben delimitati. Il trasporto pubblico è a 1,30 euro per l'intera giornata. Credo che i cittadini possano usufruire di questa grande isola pedonale nella maniera più congrua possibile.